Boker ora tutte, Shavuot, settimana molto delicata questa, che come diceva qualcuno, come abbiamo avuto quest'anno Simchat Torah, che invece di essere Simchat Torah era più Tisha B'Av, che questo Tisha B'Av si trasformi in Torah. In gioia, che è solo giornaliero, chiedere un dono gratuito, e cioè, come che non me lo merito. Sara, noi non ti sentiamo. Sara, non so se tu ci senti, ma noi non ti sentiamo per niente. Ecco, rieccomi. Allora, se Moshe Rabbeinu, come abbiamo detto, e David HaMelech, due giganti del popolo ebraico, come altri grandi tzaddikim del loro calibro, sempre non fanno affidamento alle loro innumerevoli mitzvot, ma quando si rivolgono a Hashem chiedono un dono gratuito, tanto più noi, quando ci rivolgiamo ad Hashem, abbiamo il dovere di chiedergli un dono gratuito. Dunque, dal momento che Hashem aveva detto a Mosè, e dove esattamente in Shemot 33,19, farò grazia a chi vorrò fare grazia. E dunque, parlando di quando si rivolse a lui, usa l'espressione io appunto chiesi grazia. Questa è una prima interpretazione riportata da Rashi. L'altra interpretazione invece dice che è uno dei 10 modi con cui viene chiamata la tefillah, la preghiera, come riportato nel Midrash Sitri, e lì appunto gli altri enumerati, gli altri 10 modi. Allora, dunque abbiamo detto che Mosè in quel periodo si rivolge a Hashem e supplica Hashem. Quel periodo, ossia, come avevamo accennato, dopo, dice Mosè, che ebbe conquistato il paese di Sifone Og. E perché appunto si dice che Mosè supplica Hashem proprio dopo queste conquiste? Perché Moshe Rabbeinu si è detto che dopo appunto queste conquiste
forse il voto è stato annullato, cioè il decreto divino che vietava a Moshe Rabbeinu l'ingresso nella terra di Eretz Israele. Infatti Moshe entrò nell'eredità dei figli di Gad e di Reuven e allora gioì e disse: ah, quanto sembra il voto che mi riguarda è stato annullato. Invece purtroppo no. E cosa vediamo nel Passuk? Dunque riprendiamo: Vet Hanan e l'Hashem Baetai Lemor, dicendo. Questo dicendo cosa esprime? Dice Rashi che è una delle tre occasioni in cui Moshe disse alla presenza di Hashem: non ti lascerò, come riportato dal Midrash Sifri, non ti lascerò finché non mi rivelerai se esaudirai o meno la mia richiesta. Abbiamo anche altre due occasioni in Bamidbar 12:3 e Bamidbar 27:15, per chi vuole controllare, non abbiamo sempre il tempo di andare a tutte le. Allora, riferimenti. Quale Dio, infatti, nei cieli e sulla terra può agire conforme alle tue opere e alla tua potenza? Ovviamente nessuno. E dunque tu Hashem che sei misericordioso nel giudizio, e infatti quando vediamo Hashem, dunque, quando parliamo sappiamo che Hashem ha diversi nomi, di cui il nome ineffabile, il tetragramma, e che rappresenta appunto l'essere misericordioso di Hashem nel giudizio. Dunque ogni volta che ricorre la parola Hashem si riferisce alla misura della misericordia. Hashem Yud-Kevav Kei Meter Tetragramma, come scritto in Shemot 34:6, Hashem, Dio misericordioso e compassionevole, dunque usando il nome ineffabile. Ogni volta invece che ricorre la parola Elohim, si riferisce invece alla misura di rigore, di giustizia, di Din, se sono principi cabalistici. Dunque, siamo al secondo passo, dunque. Hashem, mio Dio, Hashem Elohim, Atah Hilota, dunque abbiamo Ado Shem, Ado, e abbiamo Yud-Kevav-Kei, nome ineffabile, abbiamo anche Elohim che abbiamo ricordato, dunque tu Hashem, mio Signore, misericordioso appunto nella giustizia, hai iniziato a mostrare al tuo servo la tua grandezza d'animo e la tua mano forte nell'attuare il rigore. E hai cominciato, dice Rashi. Hashem iniziò la sua preghiera, no, pardon, Moshe iniziò la sua preghiera, anche se era ben conscio del fatto che il decreto fosse già stato emanato. E disse ad Hashem: ah, una volta che il decreto è stato emanato, perché supplicare, perché chiedere? Ormai il sigillo è stato posato. Allora dice: io, dice Moshe, ho imparato da te, Hashem. Perché tu, in Shemot 32:10, cosa abbiamo visto? Che Hashem dice: lasciami, ma io mica ti stavo tenendo. Quando Ibn Israele hanno peccato del peccato capitale del vitello d'oro, poi dei meraglim, e c'era questo decreto appunto di sterminio sul popolo ebraico, allora cosa dice Hashem a Mosè? Lasciami. Dice Mosè: ma io mica ti stavo tenendo. Ho capito bene che tu hai usato questa espressione per aprire la porta, cioè perché io capissi che dipendeva da me pregare per loro. E così imparo ad agire anche ora. Ciao carissima, Brukhaba. E dunque, come dicevamo, infatti, in Shemot 32:10 non avevamo ancora udito che Moshe aveva pregato in loro favore e Hashem dice lascia, perché in realtà, come appunto ho detto e riprendo, Hashem aprì una porta facendo sapere che la cosa dipendeva da Moshe e che se avesse pregato per il popolo ebraico non li avrebbe distrutti, come di fatto fu. E dunque tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza, cioè la tua misura della bontà e la tua mano. Quando si parla di mano divina, ci si riferisce sempre alla destra che si distende verso tutti coloro che vengono nel mondo, e la tua mano forte, e infatti, dice Rashi, tramite la misericordia, sottometti con la forza la misura
della giustizia. Sempre secondo Midrash, e quale Dio, domanda retorica, sulla terra può agire conforme alle tue opere, alla tua potenza? Ovviamente nessun Dio. Dunque, tu non sei, appunto, dice Rashi, ci spiega tu, Hashem, non sei simile a un re di carne e ossa, perché un re umano ha consiglieri, ha assessori che gli fermano la mano se vuole usare misericordia al di là della misura che gli è propria. Quanto a te invece, a Kadosh Baruch Hu, non c'è chi fermi la tua mano, perché se tu vuoi perdonarmi e annullare il decreto, lo puoi fare, come riporta il Sifri. E secondo invece il senso letterale, Rashi dice che significa: tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la guerra con Sihone Og, infatti, come è scritto nel Passug, vedi, ho cominciato a consegnare a te il paese che abbiamo letto appunto Shabbat. Ecco perché ti chiedo, io Moshe, di farmi vedere anche la guerra dei 31 re, visto che, come ricordavo settimana scorsa, la guerra di Sihone Og, che era al di là del Giordano e che poi loro territorio è stato di fatto dato alle tribù di Reuven, Gad e Menashe, parte di Menashe, era l'inizio di quello che è considerato la conquista della terra di Canaan, anche se era al di là del Giordano, anche perché appunto due tribù e mezzo, diciamo, si sono insediate in questo territorio. Allora Moshe Rabbeinu dice: mi hai dato questo onore, questo privilegio e questa forza sovrumana di conquistare questi giganti, tutti i loro territori, come, diciamo, inizio della conquista, e io questo l'ho visto come un'apertura, una possibilità di annullare appunto il decreto. Cioè, come ho visto e mi hai fatto vedere e vivere in prima persona queste due guerre, speravo che mi facessi anche vedere la guerra contro i 31 re e dei sette popoli della terra di Canaan. Allora, leggiamo questi due psukim che abbiamo ben studiato i Rashi. Allora, tutti insieme, parola per parola, va et Hanan el Adonai vaet Eilemo. Adonai Elohim, atah hachillota leharot et avdecha, et godlecha ve et yadecha chazaka, asher mi el bashamayim vaaretz, asher yaseh kemaaseha vechi gvurotecha. Dunque, a questo punto, passo 25, Hafei, ti prego, proprio ti prego, na, Hashon Bakasha, come abbiamo visto molte volte, lascia che io attraversi il confine, che io possa vedere questa terra buona che si trova appunto al di là del Giordano, e lascia che io veda questo monte, e adesso vedremo a quale monte si riferisce, e il Libano. Allora, in realtà, quando ti dice, allora, il termine na, come ho già accennato, lo ritroviamo più volte, che è sempre una supplica, Maaseichet Brachot 9a, e questa montagna si riferisce alla città di Gerusalemme. Questo anche lo si trova nel Talmud Trattato di Brachot 48b, e il Libano, non il paese che noi conosciamo fino ad oggi come il Libano, ma, secondo Sifri, secondo Midrash Sifri, si riferisce al Bet HaMikdash, dunque al santuario. E dunque, tutte insieme, Eberan Aver et Haaretz HaTova Asher Bever HaYarden Ha'har HaTov HaZeh VeHaLevanon. Ma, e qui c'è un ma. Hashem si adirò contro di me per quello che feci alle acque di Meribah, dunque il famoso episodio che Moshe colpisce la pietra invece di parlare, cioè, o dopo che le ha parlato, dopo che le ha parlato, le acque non sgorgavano dalla pietra. Allora si è detto: ah, sarà mica come l'altra volta, forse devo sì colpire anche stavolta. Invece no, dunque colpì, e questo portò all'ira di Hashem. Dunque dice Mosè: a causa vostra, perché voi avete voluto l'acqua, voi avete insistito, eccetera, eccetera, Hashem non mi ascoltò. E sempre Hashem mi disse in risposta: tu hai parlato, o come vedremo un'altra spiegazione, hai avuto in sorte tanto, dunque non continuare più a parlarmi di questo argomento, cioè fermati qua.
che siamo parati dalle suppliche di Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, dunque, sotto tutte le forme, chiede perdono, chiede di poter entrare in Eretz Israele, e Hashem lo stoppa e dice: fin qua, non continuare. E dunque Hashem appunto si riempì di ira, come dice Rashi, e siete voi, popolo ebraico, che avete causato quest'ira verso di me da Hashem. E a un certo punto Hashem dice: Rav, basta. Infatti, vediamolo nel testo prima: vai a ber Adonai di lemanchem, velo shama elai, vayomer Adonai elai, rav lach, al tosef daber elai, od badavar hazeh. E questo rav, che vuol dire non solo rabbino, rav, ma vuol dire anche tanto, ovviamente, dice che non si dica, fermati qua, perché non si dica quanto è duro il maestro, il Rav in questo caso sì, e quanto ostinato, importuno il discepolo, come riportato nel trattato di Sotta 13b. Questa è la prima interpretazione di Rashi. Invece l'altra, invece, Rav nel senso di molto, come vi dicevo, questo, cioè Hashem mi disse: molto più di questo è custodito per me, molto è il bene messo da parte per te. Dunque, infinito il bene riservato a Mosè nel mondo a venire. Dunque, stai tranquillo che il bene che ti ho riservato nel mondo a venire è infinito. Allora, non posso, non voglio, non posso che sia Hashem, io non voglio ovviamente annullare il decreto e sì, farti entrare in Israele, però sappi che il bene a te, Mosè, riservato nel mondo a venire è infinito. Passo 27, a questo punto. Cosa gli dice? Se vuoi sì però vedere il paese, sali sulla cima della vetta, questo te lo permetto, cioè entrare no, ma vedere sì. Dunque sali sulla cima della vetta, leva i tuoi occhi occidente, a settentrione, mezzogiorno, oriente, come hai chiesto, e a questa richiesta te la esaudisco. Dunque osserva pure il paese con i tuoi occhi, perché di fatto non attraverserai questo fiume, cioè il Giordano. E infatti in Devarim 34:1 vediamo che Mosè aveva chiesto, e lo vedremo più avanti ovviamente. Allora, passo 27, dunque se vuoi vedere il paese di come avevi chiesto, e l'abbiamo visto in Devarim 34:1, che Mosè aveva chiesto che io veda la terra buona, e ora, dice Hashem, io te la mostrerò tutta. Infatti, appunto in Devarim, come dicevo, 34:1 in Bamidbar 27:12, questi sono i due psukim riportati, Hashem mi fece vedere appunto tutta la terra. E dunque puoi vedere tutto, occidente, settentrione, mezzogiorno, oriente, proprio tutto, per tutta la terra, come appunto avevi chiesto, ti esaudisco questa richiesta, perché di fatto non potrai entrare in Eretz Israel e attraversare questo fiume. Dunque tutte 27, Ale Rosha Pisgah, Vesai Necha, Yamma, Vezafona, Temana, Mizraha, Ur Eve Necha, Lo Tavor et Hayarden Hazeh. 28, Koach, e ora istruisci Yoshua, il tuo successore, sulle difficoltà che lo attendono.
Vittoria, adesso mi sentite? Adesso io sento, grazie al cielo, Ecco, sì. Baruch No, Hashem. purtroppo come vi ho detto oggi, non so perché oggi in particolare abbiamo avuto, da quando sono qua, un po' di problemi, diciamo, rispetto a Milano che ho internet in casa, anche qui sono collegata all'internet in casa, ma è proprio il problema di questo appunto posto di villeggiatura che, così mi ha spiegato il padrone. Comunque, vi ho detto, abbiate pazienza un attimo, un minuto e mezzo massimo, riprende. Allora, come concludevo, stavo spiegando, che Mosè doveva istruire Yehoshua, il suo successore, su tutte le difficoltà che lo attendevano, cioè i fardelli, le contese del popolo, e anche rafforzarlo e renderlo saldo con le parole di Mosè. Non aver paura, non è perché io sono stato punito per causa loro, lo sarai anche tu. Ma Hashem dice, Mosè trasmette a Yeshua che gli promette che lui si passerà il Giordano e darà loro in eredità la terra. E però non solo passerà, è anche una condizione, ossia lui deve essere in prima linea. Infatti, quando Yeshua inviò a Ai, la città di Ai, alcuni del popolo, e lui di fatto rimase nel campo, se andate a vedere Yeshua, capite? Loro circa 36, poi lì c'è tutta la spiegazione di che erano veramente 36 o uno che valeva come 36, comunque. E, infatti, in quell'occasione si prostrò con la faccia a terra davanti a Hashem e Hashem gli disse in Yoshua capitolo 7, passo 10: alzati, cum, nel senso sei tu responsabile. Tu che te ne stai nella tua dimora e mandi i miei figli in battaglia. Perché te ne stai prostrato sulla faccia? E non è forse questo che ho detto a Mosè? Se passa Yehoshua in prima linea, allora anche loro passeranno, se no non passeranno. Dunque vediamo come Yehoshua, sì, Yehoshua viene messo che passerà il giorno, che farà le cose, però c'è sì una condizione che Yehoshua dovrà essere in prima linea. E infatti nel caso di Ai c'è stato un problema quando non attuò la volontà di Hashem. Comunque conclude il capitolo con la passù 29, dice: andiamo nella valle di Tabor, dove la Hashem appunto aderiste al culto idolatrico. E nonostante ciò, ora però Israele, come nel primo passù del capitolo 4, ascolta però gli statuti. Cioè, adesso siete nuovi e tutto quello che è avvenuto con il Peor, con l'idolatria, questo fa parte del passato, tutto ti sarà perdonato, ma dunque tranquilli, quanto a me invece, Moshe Rabbeinu, non ho meritato di ricevere il perdono. Infatti Moshe, come riporta Sifri Midrash, guarda che differenza c'è tra me e voi. Nonostante tutte le preghiere che ho rivolto, è stato decretato a mio riguardo che io non posso entrare in Eretz Israele. Voi invece non solo avete provocato Hashem all'ira per 40 anni, come riportato nel passo 10 del Salmo 95, per 40 anni mi disgustai di quella generazione, ma perfino i vostri uomini più grandi hanno adorato il Peor. Eppure la sua mano è aperta ad accogliere quanti ora fanno penitenza. Dunque, da me c'è il decreto che è irremovibile, però voi sì, potete far ciuva, dovete far ciuva e si entra. Leggiamo questi ultimi psukim insieme, da 27 a 29 incluso. Le Rosha Pisgah, Vessa Enecha, Yama, Vezafon, Vetemana, Mizracha, Ureb, Echaki, Lotavore, Tayar, Benazir. Vezav et Yeshua, Vechaz, che sono termini che troviamo molto, Chazak veEmatze, soprattutto riguardo a Yeshua, non solo riguardo al popolo. Ultimi quattro psukim di oggi, capitolo 4, quattro psukim, e vedrete adesso anche il numero 4. Ora Israele ascolta gli statuti e le leggi che vi insegno a compiere, di modo che vi sia perdonato quel
terribile peccato e possiate vivere, entrare e prendere possesso del paese che Hashem, l'Eterno, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Dunque, ponendo, e attenzione, non aumentate con numero 4 il numero delle prescrizioni, ossia come dice Rashi, ponendo per esempio 5 capitoli nei film anziché 4, 5 specie di frutti anziché 4, 5 frange della veste del tzitzit anziché 4, e così dunque non aggiungerete niente, ma anche non ne toglierete niente. Dunque, di tutte le prescrizioni che vi ordino, dunque né riduce, ridurre né aumentare, di modo da rispettare esattamente i precetti di Hashem, vostro Dio, che io vi comando. I vostri stessi occhi hanno visto quello che Hashem ha fatto nel caso di Baal Peor, appunto, ricordato prima, come Hashem abbia distrutto di mezzo a te ogni persona che aveva seguito questo idolo, Baal Peor. Invece voi siete rimasti fedeli ad Hashem, che siete appunto rimasti fedeli. Oggi siete ancora tutti in vita. Dunque, prova ne è che chi non segue l'idolatria e rimane legato, attaccato a Hashem, è vivo. Allora, leggiamo questi ultimi psukim e concludiamo il fumaggio di oggi. Ve'at Israele, parola per parola, che ha la possibilità, ne ho visto nel tanto più volte l'importanza di pronunciare parola per parola, perché ogni parola della Torah ha una santità tutta sua, che poi viene a permeare la nostra anima e il nostro entourage e il mondo. Ve'atta Israele, Shema, Elahukim ve'lamishpatim, asher anochi melamed etchem la'asot, leman tihyu, uvate virishtem et ha'aretz, asher Adonai, voi avotechem, noten lachem. Lo tosifu ala davar, asher anochi mitzavetchem, velo tigreu mimenu, לשמור את מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. עיניכם הרואות את אשר עשה אדוני בבעל פאור, ככל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, השמידו אדוני אלוהיך מקרבך. Infatti, tutti quelli che avevano servito il פאור, poi alla fine sono morti nei 38 anni del deserto. E voi che adesso siete vivi, siete quelli che non hanno commesso questo peccato capitale dell'idolatria. Ve'atem ha'devekim ba'Adonai Eloheichem ha'im kulchem hayom. Dunque concludiamo con un bellissimo passo, bellissime brachot. Dunque siete oggi tutti in vita, nella vera vita, che anche noi a Israele possiamo vivere una vita eterna come popolo e come individui. Amen che ne razzon, con l'avvento di Mashiach. Amen che ne razzon. Passiamo al Tani. Allora oggi iniziamo un nuovo. Abbiamo parlato dei capi, cinque libri, abbiamo i libri del Tania. E oggi arriviamo, siamo al penultimo libro del Tania. E anche qui si parte con una benedizione. Abbiamo concluso oggi con una benedizione e iniziamo il Tanya con una benedizione. Amen che ne razzò. Allora, questa epistola, come viene chiamata, Sacra Epistola, è Geret HaKodesh, quarto libro del Tanya, è Scusa, stato. no, non ho sentito dove siamo, che pagina. Scusami. Ah, allora, vi do anche la pagina, giustamente. Sì, allora, iniziamo oggi il quarto libro del Tania, Ligeret HaKodesh, pagina 203, Grazie. e voilà. Allora, Kufet. Allora, questa, come viene definita Ligeret HaKodesh, Sacra Epistola, Grazie. è stato, allora, l'autore che è sempre la Tania, è stato una benedizione, la buona notizia del completamento dello studio dell'intero Talmud. Infatti inizia con una benedizione in conformità al precetto talmudico del Talmud, trattato Berachot 59b, che si deve lodare a Hashem per le buone nuove.
quando senti una buona nuova è importante lodare Hashem in modo particolare, come riportato anche nello Shulchan Aruch HaOrachaim, nel Seder Birkot HaNe'elim. E dunque cominciamo con una benedizione per dice Paratania, per benedire, ringraziare Hashem della sua bontà, poiché è buono, no? Come dice il Salmo 106:1. E non c'è bene, quando si parla, infatti la buona notizia, che ha udito la mia anima, ne è stata riconfortata, e qui ovviamente non poteva mancare Isaia 55:3. Dunque, non c'è bene al di fuori della Torah, perché quando, come è scritto nel Massime dei Padri, e nel Talmud Berachot 5a, en tove la Torah, dunque la legge di Hashem è perfetta, come è scritto nel Salmo 19, Pasuk 8, e dunque viene detto in occasione appunto del completamento dello studio dell'intero Talmud nella maggior parte delle città e delle congregazioni degli uomini delle nostre convinzioni, cioè appartenenti alla nostra fratellanza, che è un termine che si usa molto e che è usato in senso generale per distinguere determinati gruppi, in particolare i Hasidim, quando ci si riferisce alla loro comunità o comunità specifiche nel loro seno. E questo termine, l'origine, si trova in Irmia 38, 22, in Ovadia 1, 7 e anche in Bereshit 34, 21. Infatti, non a caso, proprio lo studio dell'intero Talmud è stato l'occasione per scrivere questa epistola, scritta ovviamente dal Balatan, il primo dei sette Rebbeim Chabad, Rabbi Shno Zalman di Liadi, che chiedeva a tutti i suoi seguaci che questo studio fosse portato a termine ogni anno, in ogni città e, se possibile, da parte di ogni gruppo di studiosi. E dunque, in segno dunque di riconoscenza, dice il Balatania, per il passato e come preghiera per il futuro, che Hashem conceda, e sempre di più an di anno in anno, che i loro cuori si rinvigoriscano fra gli uomini prodi, come espressione di Amos 2,16, e Avoder Binatan, potenti sono soltanto i potenti nella Torah. Quando si parla di potenti, ovviamente in Torah, uomini prodi potenti in Torah, del valore appunto della Torah, e non c'è altra forza appunto fuori della Torah, e che faccia conoscere all'umanità il valore della tradizione orale, che la Torah trasmessa oralmente, così anche lo Zohar lo riporta, e la sua forza, oz, possenza, e la forza della Torah. Adesso, la spiegazione che re Salomone aveva dato, a Rav Shalom, è che cinge, adesso dove mi direte, nei proverbi, capitolo 31, passo 17, è scritto, Shlomo scrive nei proverbi, che Hashem cinge di forza i suoi lombi, oz, questo termine che abbiamo appena visto, di forza, di possenza. Allora, per lombi si intende la facoltà che è di sostegno a tutto il corpo, cioè compresa la testa, che è posta appunto al capo, dunque permettono i lombi al corpo di spostarsi e lo portano al luogo desiderato. Così come succede appunto parlando del corpo materiale, così anche avviene con l'elemento spirituale dell'anima divina, cioè la vera fede in un Dio unico, in Kadosh Baruch Hu Ein Sof, è che Hashem compenetra tutti i mondi, avvolge tutti i mondi, come l'abbiamo visto nel Tanya, nei capitoli 41, 48 e 51, questi concetti, e non c'è luogo privo di lui, come riportato nello Zohar, nella Kabbalah, né verso l'alto fino all'infinito, né verso il basso senza alcun limite, ed è pari in tutte le quattro direzioni, come oggi ha visto, abbiamo appena letto su Moshe che ha visto Eretz Israel in tutte le direzioni, e quattro, è il numero quattro, che si propone, e ciò vale anche per quanto riguarda
l'anno e l'anima. Beh, come lo vedremo? Cioè mondo, anno, anima, questi tre concetti che adesso vedremo. Dunque, si parla della fede usando la parola lumbi, che sono ciò che tiene eretta e sostiene la testa. E come riportato in Talmud Makot 24a, che venne Habakkuk che basò, pardon, tutti i precetti su uno solo, che è il precetto e la mitzvah della fede in Hashem, come anche viene poi sviluppato nel capitolo 83 del Tanakh. Dunque, quando parliamo che della testa, cioè l'intelletto, riflette, approfondisce la conoscenza della grandezza di Ein Sof, infinito, negli aspetti, appunto, come appunto vi ho detto, mondo, anno e anima, che sono i concetti fondamentali nel Sefer HaYetzirah della Kabbalah. Corrispondono nelle grandi linee ai concetti di spazio, tempo e vita o forza vitale. Ok, dunque, riprendiamo. L'intelletto riflette e approfondisce la conoscenza della grandezza infinita di Hashem negli aspetti, come abbiamo detto, di tempo, spazio, tempo e forza vitale, dei suoi benefici, dei miracoli fatti per noi, a cominciare dal miracolo di essere un popolo vicino a HaKadosh Baruch Hu, come è scritto nel Salmo 148, passo 14. Popolo che è suo congiunto, suo parente. E dunque siamo così considerati per Hashem. E che anche lo ritroviamo in Oshaya, e lo ritroviamo in Devarim 11:22, 30:20, in Yehoshua 22:5, in Devarim.
Allora, come vi ho spiegato più volte, più una cosa è importante a livello spirituale e sacro, più ci sono appunto forze avverse che fanno di tutto perché noi, allora, visto che siamo in questi giorni fatidici, dei 9 giorni, dove dobbiamo aumentare al massimo rispetto per l'altro, le mitzvot, la tzedakah, e allora questa lezione di domenica mattina in piena estate, in piena vacanza, è qualcosa di molto, molto, molto importante e dunque cercano farci desistere, ma certe forze, ma noi, Baruch Hashem, siamo un gruppo di donne straordinarie, severamente yuhadot, uniche nel vostro genere. Un attimo che siamo 3 volte Chazakà, ragazze, 3 volte Chazakà, Shetiu Briot, Boker Tov, Shavuot Tov, Boker Tov, Shavuot Tov, anche a te, Boker Tov, Shavuot Tov. Allora, sono a pagina 203 dell'Igeret HaKodesh, e siamo partiti con la buona notizia che ricorda Balatania, della conclusione di allora di tutto il Talmud, dove mitzvah di lodare ad Hashem, e si è ricordato la forza riportata da Shmuel Melech, nei Proverbi 31,7, che si riferisce ai lombi, dunque la facoltà di sostegno del corpo, e così l'intelletto, che se si può, diciamo, sintetizzare il tutto in una parola, è la fede, cioè la fede alla base proprio di tutto, di tutte le mitzvot. Abbiamo parlato dei concetti tempo, spazio e forza vitale, e quanto noi a Israele abbiamo questa profusione dei benefici divini, dei miracoli appunto attuati per noi, che il fatto che siamo un popolo vicino a Kadosh Baruch Hu, e come appunto è riportato nella Mishnah, Masechet Avot, un'ora di pentimento e buone azioni in questo mondo vale più che tutta la vita nel mondo a venire. Visto che non è che un bagliore, cioè il mondo a venire, non è che un bagliore, un riflesso di ciò che è definito Shekhinah, come riportato nel Maimonide, Rambam, Chota Tshuva, Talmud Berachot 17a. Chi si trova Shochen, allora in classe 16,6 abbiamo questo passo che dice che, per quanto possa sembrare un paradosso, la Shekhinah dimora in questo mondo materiale, mentre il mondo spirituale è un semplice riflesso o un bagliore della Shekhinah, cosa che avremmo pensato noi umanamente il contrario. Ecco perché solo in questo mondo si può rimanere avvinti alla Shekhinah, legati con il pentimento, la teshuva e le buone azioni, e nel mondo futuro ci si può avvicinare soltanto al riflesso della Shekhinah. Dunque, in questo mondo, per quanto limitato, finito e materiale, grazie alla forza, alla possibilità di fare teshuva, e chi appunto ritorna ad Hashem, alla sua fonte, e attua buone azioni di amore per il prossimo, di tzedakah e la vita è lunga, questo fa sì che la Shekhinah dimora in modo molto più possente che nel mondo futuro, che è solo un bagliore. Hashem, dunque Shochen risiede, dunque viene creata dall'unica Yud di HaKadosh Baruch Hu, come riportato nel Talmud Menachot 29b, il pentimento, le buone azioni avvicinano Israele a suo padre, cioè Este Hashem, dunque al suo essere, alla sua essenza e, se così si può dire, al suo aspetto infinito, come è scritto nel Salmo 148, Psukim 13, 14, nel Midrash Tehillim, che la maestà divina si stende sulla terra in cielo, e Hashem ha dato gloria al suo popolo. E
ci ha consacrato con i suoi precetti e ci ha ordinato in tutte le brachot, tutte le benedizioni, Asher Kiddeshanu beMitzvotav. Sono parole, appunto, che usiamo nelle brachot, nelle benedizioni recitate prima di adempiere a molte mitzvot, a molti precetti, e fanno rilevare che cosa? Che c'è un speciale rapporto. Hashem ci ha consacrato, ci ha santificato, dunque c'è uno speciale rapporto tra Hashem e sé, come l'abbiamo visto nel capitolo 46 del Tanya. Dunque nasce così da questa riflessione dell'intelletto dell'essere infinito di Hashem, l'amore e il timore intellettuale o naturale, dunque di Akadosh Baruch Hu. E per portare un'analogia, come nell'acqua si riflette l'immagine del volto, così anche il cuore dell'uomo verso il cuore del compagno, così no, è detto nei Proverbi 27-19. In altre parole, l'acqua e il cuore umano hanno lo stesso modo di specchiare e rispondere, dato anche nel Yakul Shimoni e nel Tanya nei capitoli 46-49. E dunque nasce appunto da questa riflessione. Riflesso, come abbiamo detto, l'esempio dell'acqua che riflette il volto, così anche questo riflettersi l'amore e il cuore intellettuale naturale, Tania, capitoli 16 e 38, abbiamo visto questo amore e timore intellettuali o naturali, abbiamo visto la distinzione fra loro, ricordate, latente che in ebreo nasce con questo amore. E come quando dal profondo del loro cuore gridano ad Hashem, scritto nelle Lamentele 2,18. E prima di uno stadio di razzò, dunque di progresso, chiamiamolo così, poi in uno stadio di shov, ritorno, e qui andiamo in Heskel 1,14, dunque progresso e ritorno che sono in realtà due aspetti del servizio di Hashem che si alternano l'un l'altro secondo l'ordine naturale. Dunque, razzò la rincorrere, una corsa, che cosa indica? Una passione, un amore ardente per Hashem, un correre, un progredire verso Hashem per rimanere avvinti a Kadosh Baruch Hu. Il Shov invece, il ritorno, che appunto segue questo razzò, si trova a un livello ancora superiore che indica il attuare lo studio della Torah, il mitzvot, il portare il progresso alla sua debita conclusione e tramite questo shov, questo ritorno, dunque seguire Hashem, vostro Dio, Ratzò, dunque temetelo, osservate i suoi precetti, che appunto viene richiesto. E tutto ciò per esserci timore di Hashem nel cuore dell'uomo, per sentirsi umiliato nella sua grandezza, e conclude, ciò corrisponde al respingere con la sinistra. In Shmot 20:15 abbiamo visto questo concetto, cioè che quando abbiamo ricevuto la Torah c'era questo spettacolo straordinario, la reazione del popolo qual era? Che tremò. E si tenne a una certa distanza, cosa vediamo? E così anche concludevano tesi le braccia, cioè le braccia che sono rappresentate dall'amore e dal timore, e il corpo, e il corpo dell'anima, in questo shov, che è il flusso della grazia divina è stimolato e tratto verso questo mondo materiale. E dunque l'adempimento della Torah e del Mitzvot è sia un aspetto che un mezzo. Quando si parla di progresso, invece si riferisce all'amore e ritorno, timore. Vabbè, su questo, con questa frase potremmo rimanere ore, ma ovviamente il tempo è limitato. Allora, leggiamo tutti insieme velocemente, pagina 203 e concludiamo come ogni giorno col PD. Oggi, purtroppo, con questi problemi di connessione e che sia Humash che Tania abbiamo avuto molto più lungo del solito, di solito abbiamo o la metà o un terzo, va bene, comunque oggi è domenica se non altro e dovremmo essere maggior parte di noi comunque in vacanza.
Passo 203 e più studiamo, ogni minuto in più ha molto più valore, questo l'abbiamo studiato anche nel Tanya, ogni sforzo è quello che è considerato. Allora, pagina 203, chi riesce a leggere con me l'ideale, se no seguite. Potrin alf, Igareta Kodesh alf, potrin divracha, levarech ulodot l'Hashem kitov, shmuat tova sham a vatechin afshi, ein tov e la Torah, Torah Hashem te mi va, sto leggendo tutto quello che vi ho spiegato in italiano, però in 3 minuti. Zo hashlamat kol hashas kulo berov ayarot u'minyanim me'anshei shlomi. Hoda'a al avar u'bakasha la'atid. Koiten v'cho yosif Hashem le'ametz libam bagiborim midei shana b'shana bigvura shel Torah. U'lehodia livnei adam gvurata shel Torah shebe'al peh v'kocha oz. פירש שלמה המלך עליו השלום חגרה בעוז מותניה וכו', מותניים הם דבר המעמיד כל הגוף עם הראש הניצב ועומד עליהם, והם המוליכים ומביאים אותו למחוז חפצו. וכמו שהוא בגשמיות הגוף, כך הוא בבחינת רוחניות הנפש האלוקית. האמונה האמיתית בהשם אחד, אין סוף ברוך הוא, דאי הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, ולתתר פנו מילא למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית, וכן לדלת סיטרין בבחינת אין סוף ממש, וכן בבחינת שנה ונפש כנודע. הנה אמונה זו נקראת בשם בחינת מותניים, דבר המעמיד ומקיים את הראש הוא השכל, המתבונן ומעמיק דעת גדולת אין סוף ברוך הוא בבחינת עולם שנה נפש. וברוב חסדו ונפלאותיו עמנו להיות עם עם קרובו, ודווקא בו ממש כנודע ממאמר, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי עולם הבא, שהוא רק זיו והרה מבחינה הנקראת שכינה השוכן וכו', ונברא ביוד אחד משמו יתברך וכו', אבל תשובה ומעשים טובים מקרבים ישראל לאביהם שבשמיים ממש, למהותו ועצמותו כביכול בבחינת אין סוף ממש. כמו שכתוב, הודו על ארץ ושמיים וירם קרן לעמו וכו'. אמן, מי ריפרנדו, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, סתם אבריביאציוני, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, פנימיתימא ריגה, וכו', וכמיים הפנים וכו', להוליד מתבונה זו תחיל ורחיל ושכליים או טבעיים, להיות בחינת צעק ליבם, פאג'ינת 204, אל השם, או בחינת רשפה אש, לשלב את עזה בבחינת רצור ואחר כך בבחינת שוב, להיות פחד השם בליבו ולבוש מגדולתו כולי, והוא בחינת שמאל דוחה, כמו שכתוב במתן תורה, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק כולי, והן בחינת הזרועות והגוף שבנפש. חזק וברוך. רנס אקונוי פנטסטיקה, ואני לדטה תהילים. Che questo sforzo veramente oggi in Allora, particolare porta sì, poi oggi ne abbiamo 7 di Av e si va dal Perek 39 al 43 compreso. eccoci qua. No? D'accordo? Sì, esatto. 39-43 compreso, fantastica. Leggiamo direttamente, oggi purtroppo non anche se abbiamo avrei voluto leggere prima in italiano, poi in ebraico, come quando possiamo facciamo, ma in questo caso siamo già in ritardo, dunque leggiamo direttamente i temi in ebraico. 39. L'amnatzeach liduttun mizmor le David. Amar eshmerah derachai mechatto vilshoni. Eshmerah lefi machson beod rasha lenegdi. נעלמתי דומיה, החשיתי מטוב וכאבי נעקר. חם ליבי בקרבי, בהגיגי, תבער אש, דיברתי בלשוני. הודיעיני אדוני קצי, ומידת ימי מהי, אדעה מחדלני. הנה טפחות נתת ימי, וכלדי כאין נגדך, אך כל הבל, כל אדם ניצב סלע. אך בצלם יתהלך איש, אך הבל יהמיון. יצבור ולא ידע מי אוספם. ועתה, מה קיוויתי, אדוני? תוחלתי לך היא. מכל פשעי הצילני, חרפת נבל, אל תשימני. נעלמתי, לא הבטחתי, כי אתה עשית. הסר מעלי נגעך, מתגרת ידך ניחלי. בתוכחות עלבון הסרת איש, ותמס כאש חמודו.
Hevel kol adam sela. Shim'at tefilati Adonai, veshav'ati ha'azina, el dim'ati al techerash, ki ger anochi imach, toshav, kechol avotai. Hasham imeni ve'avliga, beterem elech ve'eni. Sanu Korah. L'amnatzeach le David mizmor mem, sì? Kavo kiviti Adonai, vayet elai, va'ishma shav'ati. ויעלה מבור שעון, מתית היבן, ויקם על סלע רגלי כונן אשורי. Come non pensare agli ostaggi in questo passo, mi hai tratto fuori dalla scura fossa, qui si riferisce all'Egitto, ma qualsiasi fossa, dal fango della palude e fa hai fatto posare i miei piedi sulla roccia, rendendo sicuri i miei passi. Amen per tutti gli ostaggi, per tutto Israele, amen. Vaiten befi shir chadash, tehillah l'Elohim. Ir urabim veiraw veivtechu v'Adonai ashrei hagever asher sam Adonai mivtacho velofana el rehavim vesateh hazav rabot asita ata Adonai Elohai nifleotecha umachshevotecha eleinu en aroch elecha agida v'adabera atzmu misaper zevach umincha lo chafatzta oznaim karita li olav hachata'a לא שעה. אז אמרתי, הנה באתי במגילת הספר כתוב עליי. לעשות רצונך אלוהי חפצתי, ותורתך בתוך מעי. בישרתי צדק בקהל הרב, הנה שפתי לא אכלה, אדוני, אתה ידעתי. צדקתך לא כיסיתי, בתוך ליבי אמונתך ותשועתך אמרתי, לא כיחדתי חסדך ועמיתך לקהל רב. אתה, אדוני, לא תכלה רחמך ממני, חסדך ועמיתך תמיד יצרוני, יצרוני, כי עפפו עלי רעות עד אין מספר, השיגוני עוונותי ולא יכולתי לראות, עצמו משערות ראשי וליבי עזבה. רצה אדוני להצילי, אדוני לעזרתי חושה, יבושו ויחפרו יחד מבקשי נפשי, לספוטה, יסוגו אחור ויקלמו חפצי רעתי. ישומו על עקב בושתם האומרים לי, האח, האח. ובך כל מבקשיך יאמרו תמיד יגדל אדוני אוהבי תשועתך. ואני, אני ואביון, אדוני, יחשוב לי עזרתי ומפלתי. Finito, penso. Non stai svegliati fuori. Non ci sarà, vero? Non ci sarà. No, no, non si sente. Non si sente. No, ma non c'è.
Rieccoci, Passuk, Salmo 41. La Mnatseach Mizmor le David, Ashrei Maskil Eldal, Yom Ra'ayem Aleteu Adonai, Adonai Yishmereu V'chayeu, V'usha Ba'aretz V'al Titeneu B'fesh Oyeva. Adonai Adenu Erez Devai, Kol Mishkavo Hafachta V'chol Yo, Ani Amarti Adonai Chonen, Refa'ana Shikhi Chatati Lach, Oyeva Yom Merura Li, Matai Yamud V'Avat Shemot, ואם לראות שב ידבר ליבו, יקבוץ אבן לו, יצא לחוץ ידבר. יחד עלי התלחשו, כל שונאה עלי יחשבו רעה לי, דבר בליעל יצוק בו, ואשר שכב לא יוסיף לקום. גם איש שלומי אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, הגדיל עלי עקב. ועתה, אדוני, חונני והקימני ואשלם בהם. בזאת ידעתי כי חפתה בי, כי לא יהיה אויבי עלי, ואני, בתמי תמכת בי וציוויני לפניך לעולם. ברוך אדוני אלוהי ישראל מעולם ועד העולם. אמן ואמן. אולטימו סלמו די אוג'י, סקונדו ליברו, סלמו 42, מ"ב. למנצח משכיל נפורה. ואל ילתרו גפיקי מים, ונפשי תרוגריך אלוהים. צמאה נפשי לאלוהים. לאלך, מתי אבוא ואראה את פני אלוהים? הייתה לי דמעתי לכם יומם ולילה, ואמור אלי כל היום, איה אלוהיך, אלה אזכרה, אשפכה עלי נפשי, כי אעבור בסך עד אדדם עד בית אלוהים, וקורינה ותודה אחרון חוגג. מה תשטופכי נפשי ותהמי עלי? הוכי לי לאלוהים כי עוד עודני ישועות פניו. אלוהי, עלי נפשי תשתוקח, על כן אזכורך מארץ עדן וחרמוני מהר מצער. תהום אל תהום קורא לראות צינוריך, כל משבריך וגליך על היער. יומם יצא אדוני חסדו ובלילה שירו עמי תפילה לאל חיי. אומרה לאל שבעי, למה שכחתני? למה קורא לך בלחץ אויב? ברצח בעצמותי חרפוני צוררי, באומרם אלי כל היום. איה אלוהיך, מה תשטופכי נפשי, ומה תהמי עלי? הוכי לי לאלוהים, כי עוד עודנו ישועות על אלוהי. אולטימוס אלמא די אוג'י, שכבר מנגיד. שופטיני אלוהים, ריבה ריבי, מגוי לא חסית, מאיש מרמה עוולה תפלטני. כי אתה אלוהים העוזי, למה זה נחתן? למה קודרת עליך ולארץ אויב? שלח אורך ועמיתך, המה ינחום, יביאוני אל הר קודשך ואל משכנותיך, ואבוה אל מזבח אלוהים, אל שמחת גילי, ועודך בכינור אלוהים אלוהי, מה תשטופכי נפשי, ומה תהמי עלי, כי עוד עודן ישועות פניי באלוהי. לעילוי נשמת כל הנרצחים על קידוש השם, כי נשמתם צרורה בצרור החיים, יהי זכרם ברוך, נשמתם בגיל זה ברום, זכותם יגן עלינו. השם יום דמם, יהי זכרם ברוך, רפואה שלמה מושלמת לכל הפצועים, לכל החטופים שיחזרו לביתם בריאים בגופם ובנפשם, לכל כל עמך ישראל, וביניהם אמי מורתי רחל בת עזיזה, נחמה דינה בת צח, חנה בת גני ובעלה יהושע, רבקה נחמה בת לאה, כל כל עמך ישראל, אמן כן יהי רצון, לעילוי נשמת אווילין בית שחיה, בת קלמו, וגאולה פרטית, גאולה כללית, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשך והבית, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשך והבית, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשך והבית, לזכות. זכות הרבי מלך השיח יגן עליי ועל כל אביי ועל כל עמו ישראל. ועל כל אוהבי בית ישראל, שם טוב ונתיבה, קכ"ג, שיר המעלות, אליך נשאתי את עיני יושבי בשמיים, הנה, כעיני עבדים יד אדוניהם, כעיני שפחה יד גבירתה, כן עינינו אל אדוני אלוהינו עד שיכולנו. חוננו אדוני, חוננו, כי רב שבענו בוז, רבצה ועל הנשים, הלג השננים, בוז וגאוני. סלמו שם טוב ונתיבה, קכ"ד. שיר הזכות הרבנית הצדקנים תגן עליי ועל כל אוהביי ועל כל עמי ישראל ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר המעלות לדוד. לולי אדוני שלנו, יאמרנה ישראל.
Ilule Adonai Shayalanu Bikumalino Adam Azai Bela Uno Bacharota Pambano Azai Maim Shetafumu Rahravara Nafshenu Azai Avara Nafshenu Amai Mazidun Baruch Adonai Shelon Etanam Teref Leshinhem Nafshenu Kitzipor Nimnetam Mipach Yokeshim Hapach Nishbar Vanachnu Nimnatnu Ezreinu Beshem Adonai Ose Shamayim Vaat. Qui l'applauso vero proprio Chazaku Baruch Ragazze, no parole, Shavua Tov, Besoro.